Pino, io sapevo nel 69 ovviamente, nei primi 70, ero cronista alla RAI, ero militante di Lotta Continua e per me Pino era un anarchico trattenuto illegalmente ed defenestrato dentro un progetto politico reazionario del quale avevamo molta consapevolezza. Quello che sapevamo è che c'era un grande complotto, ancora non se ne vedevano bene i termini. Entro pochi mesi qualcosa avremmo messo a fuoco col libro La strage di Stato che uscirà nel giugno del 70, quindi 6 mesi dopo. Ma solo negli anni si capì a fondo quanto era importante quel progetto politico reazionario dentro il quale tanti delitti sono stati commessi. E dentro il quale morì Pinelli. E pensavamo appunto che Pinelli, ci chiedevamo perché l'avessero defenestrato, forse aveva capito qualcosa, forse, non so, erano un sacco di punti interrogativi, non riuscimmo a chiarirceli. In realtà poi si fece anche strada l'ipotesi che gli fosse morto per caso. La cosa certa era che avevano mentito subito, immediatamente. Nella notte tra il 15 e il 16, quando il questore guida convoca una conferenza stampa e dice questa cosa tremenda, era incastrato, si è sentito incastrato, si è gettato dalla finestra al grido è la fine dell'anarchia. Poi aggiunge il questore: anch'io al suo posto avrei fatto lo stesso. Era tutto falso, completamente falso, cosa veramente impressionante. Più passava il tempo e più ci si rendeva conto che questi avevano fatto una messa in scena. Ed è abbastanza importante che in quella notte anche lo stesso commissario Calabresi, nel cui ufficio avviene la tragedia, nel cui ufficio viene trattenuto lungamente, illegalmente, Giuseppe Pinelli, ecco, il commissario Calabresi, anche lui, anzi, a lui viene poi demandato dal questore il racconto della ricostruzione falsa di quello che è avvenuto nella stanza. Sapevamo che Pinelli era una vittima innocente, come tante altre, e non riuscivamo bene a capire perché. Ho conosciuto meglio Pino 10 anni dopo, quando sua moglie Licia mi ha chiesto di intervistarla perché Licia aveva deciso finalmente di rompere il silenzio. Non è che fosse stata completamente muta fino a quel momento, ma era stata molto chiusa, riservata, parca di parole. Già il suo temperamento è molto riservato, ma nel 1980 decide, come dire, di rompere il silenzio, di parlare. E questa è un'altra vicenda parallela, non meno importante. Io comincio questa intervista con Licia Pinelli ed è un'intervista faticosissima, perché lei che ha chiesto di essere intervistata fatica a parlare. Scopre dentro se stessa un riserbo, una chiusura, che quegli anni di battaglia in cui si era concentrata completamente nella battaglia giudiziaria e politica per la difesa di Pino, ecco, in quegli anni aveva in qualche modo negato se stessa, rinunciato a se stessa. E in quel periodo invece decide di recuperare se stessa e la sua storia con Pino, che va ovviamente al di là della tragica morte. E comincia a parlare, ma fatica, non riesce. Questa intervista, che poi sarà quella del libro, una storia quasi soltanto mia, questa intervista dura 2 anni. Non ho mai fatto un'intervista così lunga. 2 anni, perché lentamente recupera, come dire, la sua facoltà di parlare, di tirar fuori se stessa. Un se stessa che aveva negato per concentrare tutte le energie in quella battaglia.
E da lì viene fuori questa figura di Pino molto vera, che è di un appassionato militante, di un giocherellone, di una persona che ama la vita e ama giocare con la vita, ama incontrare gli altri, ama confrontarsi, ama battibeccare sulla politica, ama confrontarsi. Ama anche stupire, credo. E viene fuori questa figura, e più viene fuori questa figura, e più si rafforza una cosa straordinaria. Pino, quando muore, viene coperto di contumelie da parte degli avversari. E pian piano la vicenda però si ribalta. Pian piano viene fuori che era una persona per bene, che era non violento, che era appassionato, che era contrario a qualsiasi atto che potesse nuocere agli altri. Tant'è vero che poi, nel tempo, la figura di Pino addirittura viene quasi santificata, diventa quasi un santino, cosa che io sono sicuro lui non avrebbe assolutamente voluto. E questa figura cresce, e questo è uno dei tanti motivi per i quali Pino resta nella memoria. La cosa che viene fuori, molto importante secondo me, del racconto di Licia Pinelli, è che lei fa una battaglia per la giustizia e crede nella giustizia. Poi dirà questa frase emblematica, no? Uno Stato che non riesce a fare giustizia è uno Stato che non esiste. Questa è una grande verità. Licia non otterrà mai, ovviamente, giustizia dallo Stato. E questo ci riporta a una questione di fondo relativa alla vita di Pino, e cioè, in effetti, non possiamo dire che la giustizia esista. Esistono alcuni magistrati che ce la mettono tutta, che cercano la verità, che si spendono per la verità. Ma lo Stato in quanto tale è il potere di turno. Il potere cerca di governare la giustizia secondo i propri interessi contingenti. Questa è la verità che viene fuori da questa vicenda. Non solo da questa, voglio dire, recentemente, so, Cucchi, per esempio, la vicenda di Cucchi, gli insabbiamenti. Nella storia di Pino, gli insabbiamenti non sono di un'arma, di un corpo di polizia, di un settore, no, sono dello Stato, gli insabbiamenti sono dello Stato. Pino viene preso di mira, io credo, perché nel momento che lui muore, ma anche nel momento in cui viene trattenuto illegalmente, essendo una figura rappresentativa, non certo una figura un po' smantrappata come era Valpreda, al quale gli si poteva addossare chissà che. Ecco, una figura emblematica, e beh, se fossero riusciti a incastrarlo in qualche modo, beh, sarebbe stato un colpo forte per loro. Bene, non ci riescono. Non solo non ci riescono, ma come ho detto, succede assolutamente il contrario. Però la figura di Pino è la figura di un uomo sul quale continuano a indagare proprio perché sanno che è uno pulito e cercano in qualche modo di incastrarlo. Bisogna ricordare che su Pinelli indagano per gli attentati ai treni dell'agosto. Pinelli, anarchico, ferroviere, treni, bombe. Cosa sulla quale fanno anche delle piccole montature, ma poi non riescono a condurla. Su Pino indagano anche dopo morto. Dopo morto. Questo è molto importante. Bisogna leggere quel libro di Maltini, Fuga, la finestra ancora aperta, pieno di dati. Cosa viene fuori? La questura di Milano, nelle ore della strage di Piazza Fontana, è piena di uomini dei servizi segreti, dell'ufficio affari riservati, i quali conducono le danze. Dirà anche qualcuno della questura di Milano,
Beh, in realtà facevano tutto loro, noi firmavamo. Quell'ufficio affari riservati, quei servizi segreti che sono a Milano, sono per cercare di dare concretezza alla tesi che era già scritta prima della bomba, e cioè che sarebbero stati incolpati gli anarchici. E quindi si cerca in tutti i modi. Lo stesso Calabresi, dopo la morte di Pino, indagherà ancora, cercando in qualche modo di scoprire se è vero che c'era stato un traffico di esplosivi che sarebbe poi passato da Milano, forse diretto in Grecia, chi lo sa, in cui Pino sarebbe stato coinvolto. È interessante che Calabresi, che conosce bene Giuseppe Pinelli, sa che è una persona pulita, e ciononostante continua post mortem a indagare su di lui e a cercare di incastrarlo. E per tante ragioni la figura di Pino ne uscirà non solo pulita, ma emblematica di una vittima dello Stato, di una vittima del complotto, di una vittima della giustizia. Uscirà non solo pulito, ma come testimone importante di questa ingiustizia. E la testimonianza di Licia Pinelli, il racconto di Licia Pinelli, la sua determinazione avranno effetto. Trasmetterà questa forza, questa determinazione, questo bisogno di giustizia, questo bisogno di verità anche alle figlie, Claudia e Silvia, le quali continuano, hanno continuato e continuano questa battaglia. Una battaglia di verità, di ricostruzione di che cosa veramente è avvenuto, di che significato ha avuto questa persecuzione, questa morte del loro padre. Ed è importante perché io ho partecipato con loro a qualche assemblea nelle scuole soprattutto. È interessante perché si parla a ragazzi di 15, 16, 17, 18 anni, i quali sono ovviamente lontani anni luce da quell'epoca. E però quando Claudia e Silvia parlano e raccontano della loro vita, di se stesse, del padre, della madre, delle giornate, del modo di pensare, del modo di agire, vedo che i ragazzi entrano con la testa dentro questa cosa e riescono a viverla come va vissuta, cioè una storia fuori dal tempo, una storia emblematica di come il potere può manipolare la comunicazione, può disporre delle vite delle persone, può infierire e come contemporaneamente la reazione di quelli che si battono per la verità riesce a spuntarla, nonostante tutto riesce a spuntarla. Come il 15 dicembre del 69, i funerali delle vittime di Piazza Fontana, solenni funerali in Duomo, in una cappa di terrore che c'era sul paese, dentro questo messaggio delle bombe che era fermi tutti, basta lotte, state a casa, dentro questo clima, Piazza del Duomo si riempie all'inverosimile, decine di migliaia di persone arrivano, mute, silenziose, senza uno striscione, senza una bandiera, e sono lì fisicamente, con quelle facce che bisogna vedere nelle foto, a testimoniare che no, non hanno paura, vengono e sono lì a difendere la democrazia almeno. E sarà quella straordinaria presenza di quel 15 dicembre in Piazza del Duomo a sconsigliare coloro che volevano in quel momento instaurare una sorta di regime in Italia, sospendere libertà costituzionali e quant'altro. Si può tenere testa, si può vincere. E così le donne Pinelli, Licia, Silvia e Claudia, la loro battaglia in qualche modo l'hanno vinta e la vincono ogni giorno, ricordando come sono andate le cose, ricordando che comunque
anche nel momento della disperazione, opporsi è fondamentale, fare chiarezza è fondamentale, dire la verità è fondamentale. E questa cosa resta.